Sono con Giulio della pagina Instagram Inter Unico Grande Amore. Oggi Giulio ci presenta Lorenzo Pirola, che tra l'altro io seguo su Insta, penso anche tu. Ciao Giulio, tra l'altro io ho saputo che nell'operazione Tonali, puntini puntini, forse tu non lo sai, però potrebbe riguardare anche Pirola. Ciao Giulio, raccontaci tutto di questo calciatore. Ciao Fabio, ciao a tutti i tuoi seguaci. Seguite Giulio sulla sua pagina Inter Unico Grande Amore su Instagram, perché su Inter Women e sui giovani è il numero uno e sarà sempre ospite. Grazie, grazie. Speriamo che sia una collaborazione costante. Sì, sicuramente Pirola è tra i nostri giovani migliori e più conosciuti, anche perché è già stato chiamato più volte da Conte in prima squadra in panchina, anche se non ha mai fatto il suo esordio ancora. Fu utilizzato quest'estate più volte nelle partite della pre-season, anche fin dalla prima partita contro il Lugano entrò al 60° minuto e fece molto bene. È vero, sì. Poi è entrato contro il Tottenham, contro lo United, insomma aveva saltato solo Valencia e Juventus. Mm-hmm. Quindi già avevamo avuto modo di conoscerlo in estate e non era l'unico tra i giovani presenti, c'erano anche altri, ma lui fu utilizzato con costanza. E prima di parlare delle sue caratteristiche volevo un attimo spiegare la sua carriera prima di arrivare all'Inter e poi cosa ha vinto all'Inter, perché lui è stato anche capitano delle nostre giovanili. Attenzione, esatto. E anche della nazionale Under 17, con cui l'anno scorso ha fatto un buonissimo europeo, che abbiamo perso in finale contro l'Olanda, e lì si distinse Esposito in quella competizione. Non segnò in finale perché segnò Lorenzo Colombo del Milan una doppietta, però diciamo che fece molto bene, oltre a Esposito anche Pirola, che fu titolare fisso anche nei mondiali di ottobre, ha giocato sempre, fece anche un bel gol di testa contro il Paraguay, tra l'altro su assist del nostro Ristagno, che a me piace moltissimo, uno dei nostri giovani più interessanti secondo me. Esamineremo anche quello, no? Cosa? È ancora all'Inter? Sì, Ristagno è nostro, sì. Ok. Quest'anno ha giocato in primavera, praticamente sempre titolare anche lui. È un trequartista e anche prima punta può giocare. È sinistro come tra l'altro Pirola. Però Pirola è veramente un calciatore che è salito sugli scudi, cioè Conte sembra che straveda per lui, serissimo. Sì. È molto... Ha rinnovato, umile. No? Sì, ha rinnovato fino al 25, un bel contratto lungo per blindarlo, perché lo voleva anche la Juve, tra l'altro. Strano. Oltre al Borussia e altre squadre europee, quindi l'abbiamo bloccato perché il suo contratto scadeva nel 21. Certo. Quindi l'abbiamo allungato per tenercelo stretto. Poi se sarà inserito in qualche scambio, questo non lo so. Però di certo... è un pilastro e si vuole puntare su di lui per il futuro. Tra l'altro, essendo mancino, è perfetto per la difesa 3 come centrosinistra, anche se abbiamo già Bastoni lì. Però tra un po' di anni magari si danno il cambio. Tra l'altro negli europei e anche nei mondiali in Italia giocava la difesa 4 benissimo, anche come centrale sinistro a 4. Ah, okay. Per cui si adatta bene a tutti i moduli. Io lo vedo meglio a 3, perché anche in primavera, come abbiamo detto in un altro video, Madonna usa lo stesso modulo di Conte e ha giocato quasi sempre come centro-sinistra, titolare ovviamente, e non è capitano perché la primavera il capitano è Schirò, però ha una grande personalità, questo sicuramente, grande piedi, cioè con i piedi per terra, testa bassa, si vede che è un ragazzo che a Conte piace. Assomiglia più a Skriniar che a De Vrij come centrale, adesso lascia stare che può fare come impostazione, sì. No? Sì, io se devo fare un paragone, molti lo diciamo mettono alla pari di Chiellini come tipo, perché è mancino, perché è forte fisicamente, bravo di testa, bravo nelle scivolate, negli anticipi, magari un po' migliorare tecnicamente e nella velocità, però io lo vedo più simile a Samuel, al nostro Wall addirittura, però fisicamente è più slanciato, è più Chiellini, no? Sì, fisicamente sì, ma come aggressività, come tempismo
vabbè, ricorda Samuel, tra l'altro questo paragone lo fece anche uno dei suoi, diciamo, mentori che l'aveva allenato nella Luciano Manara di Balzano. E l'aveva paragonato lui a Samuel, e io effettivamente mi ritrovo in questo paragone più che con Chiellini. Sono entrambi mancini, se Samuel che Chiellini, però non mi ricordo più il nostro muro. Per quanto riguarda altre caratteristiche, sicuramente è imbattibile nel duello corpo a corpo, comunque negli scontri fisici è il migliore, anche nell'anticipi, nel senso della posizione. Poi abbiamo già detto, nel colpo di testa, infatti i mondiali segnò proprio con uno stacco aereo, mentre forse in velocità si può lavorare, insomma. Non assomiglia anche al nostro Lucio, visto che comunque anche Lucio andava in colpo, perché fisicamente, quello che te lo chiedo, non per romperti l'anima, perché a me sembra uno più longilineo, tosto, mentre Samuel era una bella bestia, un po' più basso, sì. Esatto. Tanto oggi Lucio fa gli anni, 42. Grande, io l'ho amato tantissimo. Quanto è stato importante nel far incazzare Drogba, nel marcare me, Lucio, no? Ma poi mi ricordo quando litigava, mi pare, con Panucci, e Maicon rideva. Ma Lucio era pazzo, numero uno. Grandissimo. Sì, grandissimo. Anche se poi è andato alla Juve, ma fa niente. Sì, non ho capito perché, anche perché ha fatto il giro di campo con noi. Lui mi pare avesse fatto Leverkusen, Monaco di Baviera, poi Inter, era a Madrid, ci ha salutato perché ha fatto il giro di campo con i bambini per andare a salutare anche i tifosi del Bayern, e quella cosa che poi è andato alla Juve, io non lo so, che poi non ha avuto successo perché ha giocato, non capisco, vabbè, capita. Succede di sbagliare. Comunque volevo aggiungere due cose. No, loro che dicono che noi prendiamo i loro giocatori. Appena l'Inter ha fatto non bene, benissimo negli anni 60, loro sono venuti a prendersi Picchi, a prendersi Allodi, eccetera, eccetera. Appena l'Inter del triplete. Fine carriera. Sì, esatto. Appena l'Inter del triplete ha fatto benissimo, era padrona del mondo, loro sono venuti a cercare quantomeno il primo giocatore che abbiamo, tra virgolette, messo sul mercato o scartato, se lo sono presa. Quindi vuol dire, non è che possono venire da noi, perché, capito? Perché poi hanno cercato Guarini quando si stavano ricostruendo. Cioè, voglio dire che Vucinic, comunque per me, che sono zemaniano, è fortissimo, comunque volevano quello scambio lì, perché a centrocampo. Quindi voglio dire, quando loro dicono avete preso questo, quest'altro, cioè è normale che quando una grande squadra fa un ciclo sei interessato, no? Certo, perché continua pure con noi. Sì, volevo dire che ha un fratello gemello che anche lui gioca nel Torino ed è un portiere. È interessante perché, vabbè, se vogliamo fare il paragone con Chiellini, anche lui ha un gemello, anche se poi non è calciatore, però interessante questo. E all'inizio sembrava fosse Carlo, si chiama, a dover fare magari più carriera, perché all'inizio fu preso al Como, mentre sembra che Pirola sia stato scartato, Lorenzo, e andò alla Luciano Manara. E proprio in questa squadra fu notato dall'Inter in un torneo, e adesso andò subito l'anno dopo, è già la quinta stagione questa che è all'Inter, quindi dal 2015-16. E ha vinto lo scudetto Under 17 l'anno scorso, la Supercoppa Under 17 sempre l'anno scorso, mentre 2 anni fa lo scudetto Under 16, quindi ha già vinto qualcosa con noi. Cazzo, speriamo eh? Che sia certo. Solo l'inizio. Tu lo andrai a vedere appena si potrà? Sì, quest'anno qualche partita della primavera l'ho vista, allo stadio Breda o ad Interello. Loro dove giocano sempre? Giocano lì a Sesto, no? Cambiano, sì, a volte a Breda, altre volte poi dipende se sono recupero o no, giocano a Interello, al centro di Facchetti, certo. E comunque i campi sono quei due. Io lì a Sesto, ma scusa, giocano tutti lì al, perché come si dice, anche la figlia, scusami, il figlio di Maxi Lopez, perché avevo visto delle foto di Wanda, c'era anche Maxi Lopez, dove gioca? Beh, lui è più piccolo, giocano tutti lì? Le giovanili giocano a Interello, alcune alle Notria, al centro sportivo Notria. E mentre le femminili o in via Cilea, dove c'è l'Accademia Inter. No, Cilea io mi ricordo, Cilea c'è l'Accademia Inter e giocano lì, perché io abitavo proprio lì. Sì, l'Under 17 e Under 15 sì. La primavera femminile invece è un altro campo a Sesto, che non è il Breda, è un altro. Ah, ok. Ci sono tantissimi campi.
tutti amici, diciamo. Certo. Io ti ringrazio tanto, se vuoi concludere siamo a 10 minuti, vuoi darci il prossimo giocatore che esamineremo, vuoi fare una carrellata, parliamo di Inter Women? Perché non parliamo di Inter Women? Un po' di ragazze... Sì. Se vuoi finire con le ragazze va benissimo. No, volevo fare il prossimo video, perché vuoi anticipare qualcosa o vuoi fare, che siamo a 10 minuti? Dimmi. Io ho chiesto ai miei follower su chi vuole essere il prossimo approfondimento e dei nomi interessanti ci sono. Sì. Tra cui c'è quello di Oristanio, sì, che, di cui abbiamo parlato oggi, quindi magari potremmo farlo su di lui. Facciamolo magari su Inter Women. Tu hai già intervistato, hai le ragazze che ti seguono sulla pagina, qualche profilo? Sì, possiamo fare un focus su una ragazza. Io farei prima sulla squadra, raccontando anche come l'Inter magari è un po' più indietro, però magari puoi cominciare a parlare di alcune ragazze che si sono distinte in maniera particolare, perché poi mi pare di averle incontrate poi allo stadio in tribuna, loro credo che poi vengano a vedere la prima squadra, e di come si allenano ovviamente, di quanti anni hanno, perché io sono veramente un po' fuori dal mondo questo del calcio femminile. Vabbè, volentieri. Nel senso che non quindi so, Chiara... la prima squadra femminile. Chiara, e quanti anni hanno le prime squadre femminili? C'è un limite di età come i calciatori nostri o...? No, minimo ci sono delle 2001, sì? Che sono le più giovani, in prima squadra, fino ai 38 anni, la più anziana. Io non sono più... dell'81, sì, 82. Ah, vedi, non lo sapevo neanche. Allora, la prossima volta possiamo fare Oristagno e parlare un po' di calcio femminile? Va bene, finale volentieri. Cosa ne pensi, concludendo, di Lorenzo Pirola, che verrà aggregato quest'anno comunque, non lo so, per le liste UEFA, che parteciperà comunque al raduno, starà con le giovanili o verrà portato da Conte? Cosa ne pensi? Sicuramente, essendo un prodotto del vivaio, verrà tenuto buono, secondo me, perché ha detto l'Inter già da 5 anni. Però credo che ovviamente il ritiro lo farà, già l'ha fatto l'anno scorso, quindi non vedo perché dovrebbe farlo quest'anno, e, insieme a Persi e agli altri che abbiamo detto, però magari un prestito lo potrebbe anche andare a fare da qualche parte, perché adesso in prima squadra non vedo grandi spazi, essendoci anche Bastoni sulla sinistra nella difesa 3, quindi magari si allenerà in continuazione, se non verrà dato in prestito con Conte, però gli spazi in prima squadra adesso non li vedo, anche se potrebbe essere lanciato. Certo. Perché c'è appunto Bastoni già a sinistra e è un po' bloccato da questo giovane. Poi già Bastoni è stato lanciato in maniera forte da mister Conte, un ragazzo umilissimo, bravissimo, educatissimo, l'ho visto un paio di volte, e lui tra l'altro lui è della zona, non so di dov'è Pirola, mentre... Pirola è di Casatenovo, vive Casatenovo, quindi è qua nel Lecchese, però è nato a Karate Brianza. Ah, è Karate, comunque è quella zona lì. Sì. Come Torricelli giocava nella Karatese, ti ricordi? Tu sei giovane. Sì, sì. È di Karate, anche Recalcati abita, che salutiamo, Recalcati abita a Karate e anche mio fratello abita a Karate. Ah, lui è a Casatenovo è qua sotto, sì, a Lecco. Sì, infatti ha giocato nella Casatese, poi nel Missaglia. Tutta zona del Lecchese, sai che sì, è cresciuto lì, poi Luciano Manara come ultima squadra che adesso gioca in promozione e poi da 2015 all'Inter. Ah, ok. Sai chi è un grande calciatore che in questo momento è al Sassuolo, era al Milan, che l'Inter stava puntando, non so quanto sia vero, sempre Lecchese di Pescate. Sì, bravo, Locatelli di Pescate, che è il paese invece l'ultimo prima di entrare a Lecco. Mentre se vai poi in basso trovi Casatenovo o Missaglia, eccetera. Io ti ringrazio tanto, seguite Giulio sul canale Inter Unico, sul profilo di Instagram Inter Unico Grande Amore, perché le sa tutte, speriamo presto di incontrarci, magari già tra un paio di settimane, facciamo un video dal vivo, se hai delle foto, delle cose, e insomma grazie mille Giulio, perché sei il nostro punto di riferimento su Inter Women, sul calcio di questi ragazzi giovani che magari come Bastoni sfonderanno presto, ok? Esatto, grazie a te Fabio per questa opportunità e alla prossima. Ci mancherebbe. Seguitemi sulla pagina. Seguitelo sulla pagina, ma io metto tutti i link sotto, ok? Perfetto. Ciao. Purtroppo Giulio. Però non ci sono video di highlights, quindi non si possono mettere. Esatto, te lo stavo chiedendo. Non c'è niente, perché probabilmente non segna molto e non ci sono neanche le skills, quindi vabbè. Appena c'è qualcosa, però, appena c'è qualcosa... o esce un video, dimmelo che lo aggiungiamo comunque nella descrizione di questo video, che rimarrà comunque nella storia qui su YouTube, ok? Va bene, volentieri. Siamo andati un po' lunghi. Ciao Giulio, devo salutare. Va bene, ciao Fabio. Ciao Giulio. Ciao.
Ciao a tutti.